Dopo circa 10 anni di chiusura al pubblico, finalmente domenica mattina verrà riaperta la Torre dell'Orologio di Brisighella, un altro grande monumento del patrimonio storico, culturale e turistico della piccola cittadina collinare. Monumento che magari potrà aiutare l'incremento del turismo in questo momento di crisi. Domenica mattina finalmente la riapertura della Torre dell'Orologio di Brisighella. Come siete riusciti a fare questi lavori comunque di restauro? Era quasi un decennio che la torre era chiusa e la torre rappresenta il monumento più storico più antico di Brisighella. Siamo alla fine del 1200, quando è stata edificata. E questa torre è stata poi ristrutturata nella seconda metà dell'Ottocento e così l'abbiamo ereditata. È stato oggetto di vari utilizzi, eccetera. Noi oggi la riapriamo all'interno di un progetto complessivo che si fa con gradualità, che è quello di Brisighella Ospitale e della valorizzazione dei beni del patrimonio, sia culturale, monumentale e anche paesaggistico, come si può notare. Come siamo arrivati a questo? La collaborazione in particolare con la provincia di Ravenna. Perché rientriamo con questo monumento e insieme però ad altri di paesi limitrofi della nostra collina, come per esempio Riolo e Casola, rientriamo in questo progetto di Adriatic Historical, che è un progetto che lega i paesi dell'Adriatico, sia dell'Italia che delle coste a noi frontali. Quindi Dalmazia, Montenegro, Croazia, Slovenia, eccetera, ci lega per storie antiche e anche per interessi di vario tipo, scambi che in particolare la provincia intrattiene da molti decenni. E in questo senso il recupero ci permette di coniugare questo punto con gli interessi generali, appunto dei monumenti di cui parlavamo, ma anche con le specificità nostre. In particolare ricordo il Sentiero del Tempo, che è ideato e realizzato dalla sezione culturale della nostra Proloco, che è stato tracciato e abbraccia tutti i punti più significativi che all'interno di questa esposizione vengono ripresi, indicati e nel dettaglio. E quindi favorisce percorsi all'insegna del benessere e del godimento del paesaggio. Quindi quello di domenica sarà un grande appuntamento, ma un po' un inizio nuovo per questa Brisighella Ospitale. E allora, è uno dei tanti punti di inizio e di ripresa. Comunque dà soddisfazione che questo appuntamento vede convergere e consolidare idee e progetti che sono stati posti in essere diverso tempo fa e poi, nonostante i tempi che corrono, pian pianino con la capacità anche, per esempio, dei nostri operatori, il nostro ufficio tecnico in estrema economia è riuscito a dare una dignità assoluta a questa riapertura. A proposito dei tempi che corrono, ho qui Brisighella, un borgo pieno di cultura, ma il turismo riescono a venire i turisti comunque o avete visto un calo? Il calo c'è, ma non credo che si possa chiamare significativo. E questo credo che sia legato non solo alle vicende del ponte, di cui ormai tutti parlano e straparlano, ma soprattutto invece legato alla congiuntura generale. Bisogna però fare un bilancio a fine anno, perché anche i mesi apparentemente meno significativi, a Brisighella comunque raccoglie turisti che non grandi folle, ma che quotidianamente, un turismo di selezione che quotidianamente l'attraversa. Magari il vero problema è che molti l'attraversano, pochi pernottano. Allora, questa forse è una delle questioni che va affrontata e si sta affrontando con l'idea dell'albergo diffuso, con l'idea di vari strumenti che si stanno mettendo in campo. Francesca Diletta per Faenza Web TV.